Buona domenica. Oggi, 18 luglio, è la sedicesima domenica del tempo ordinario. Gli apostoli ritornano dalla loro missione di annuncio del Vangelo. Questo è l'unico passo del Vangelo di Marco in cui ai dodici è dato questo nome così importante, apostoli. Quello che diventerà infatti una specie di nome proprio del gruppo dei più stretti collaboratori di Gesù. Gli apostoli, in realtà è la descrizione del compito che Gesù aveva loro affidato, essere i suoi inviati. Infatti il termine greco apostolos indicava solitamente un messaggero o un ambasciatore inviato da un re con un compito ben definito ed in grado di rappresentare la persona che lo aveva inviato. Gesù si serve dei suoi come di ambasciatori e rappresentanti della sua persona per raggiungere tutta l'umanità. Questo compito è così importante che d'ora in poi essi si caratterizzeranno per questa missione. Saranno gli apostoli di Gesù. È la missione che qualifica la dignità e il valore di colui che è inviato. La gloria del cristiano, d'ora in poi, risiederà nella missione che ha ricevuto da Dio. Riconciliare a lui tutti gli uomini annunciando loro il Vangelo di salvezza. Il ritorno di questi apostoli missionari è presentato come un incontro gioioso e familiare, segnato anche dal giusto orgoglio umano per quanto hanno realizzato. Marco non ci riferisce le loro parole, perché ogni lettore è ben in grado di immaginarsi i loro racconti fatti a Gesù dell'esperienza di missione. Sono gli stessi racconti che nel corso della storia la Chiesa ripeterà dopo un'esperienza esaltante di annuncio, un momento di trionfo del Vangelo. Potrebbero essere le parole piene di entusiasmo di quanti, qualche anno fa, guardando le grandi celebrazioni mondiali della fede, come le GMG che riunivano centinaia di migliaia di giovani, esaltavano la bellezza di questa fede gloriosa ed orgogliosa dei risultati raggiunti. Gesù non è polemico verso questa fede dei successi e dei grandi eventi. Accetta e valuta benevolmente questo momento di entusiasmo. Anche di questo ha bisogno la fede. La vita cristiana, però, non può vivere solo di straordinarietà e di trionfo. Per questo Gesù spinge gli apostoli verso un momento di riposo e di raccoglimento. Il senso vero di ciò che hanno vissuto, la coscienza di chi ha veramente operato attraverso di loro, può giungere solo attraverso la preghiera. È nella preghiera che comprendiamo il vero significato di ciò che stiamo vivendo e riconosciamo l'azione di Dio in noi. L'Evangelista sottolinea a più riprese la pressante esigenza della folla che vorrebbe forzare la mano dell'annunciatore del Vangelo per spingerlo ad un'azione di nuovo frenetica e diffusa. Gesù ricorda invece il primato della vita spirituale, del concentrarsi sull'essenziale. Poi però lo stesso Gesù si lascia commuovere dalla sete di pane e parola che riscontra nel gregge senza guida di Israele. L'immagine del gregge senza pastore è particolarmente significativa perché ci dice qual è la missione che Gesù affida ai suoi. Il pastore non è colui che comanda, ma colui che nutre, protegge e conduce. È
Ecco, questo la Chiesa cerca in ogni pastore, questo Gesù chiede ad ogni pastore, dai genitori, i pastori della loro famiglia, ai sacerdoti, ai parroci, ai vescovi, fino al Papa.